Spero che i freni reggano. Vabbè, Picci! No, Picci! Cosa? Oh, no, non freno, Picci, vai, vai! No! Oddio, oddio! No! Picci! Picci, a morire! Oh! 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 Ah! Ah! Bella a tutti ragazzi, noi siamo Livin7i, io sono Ivan ed eccoci oggi ragazzi ritornati in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo in un video abbastanza particolare, infatti adesso mi vestirò e tutto. Come vedete sto reccando dalla mia nuova GoPro, così intanto la provo anche. Quindi ragazzi, questo video sarà molto importante, quindi ascoltatelo bene. Per adesso mi preparo i vestiti con cui uscire e prendo la bicicletta e ci becchiamo sul monte. Ok ragazzi, sono nel garage, adesso prenderò la mia swag biciclettina che ce l'ha. Nel frattempo è arrivato un Picci che deve starmi a distanza perché dobbiamo stare lontani. Ciao Picci! Mentre ragazzi, come vedete, abbiamo le mascherine, i guantini, come è giusto che sia, e dobbiamo stare lontanissimi. Distanti, perché andiamo a fare sport. Questa volta niente moto, prendiamo il telefono e prendiamo la biciclettina. Swagging. Una bella Graziana. Guardate che fighella. Poi arriva Picci. Stammi lontano, basta, mi passi il virus, vai via. E niente ragazzi, dai, adesso partiamo verso il monte. Che bella la swag, Graziella. C'è anche Picci davanti, spero che si veda qualcosa. Altrimenti si bestemmia, stiamo sempre a distanza da Picci. C'è un vento della Madonna, quindi penso che non si sentirà totalmente niente. Vecchietti che ci guardano male. Vabbè, tutti che fanno sport in giro. C'è tutta gente in giro. Piove adesso. Piove? Fino a 2 minuti fa. È vero, sta piovigginando. Prima che partiva. Madonna, sta diluviando. Dai, dai, si moriva di caldo fino a 5 minuti fa, Madonna. Picci! Mi sento le gambe muscolose. Quanto tempo non andavo in bici? Sta diluviando. Perché devi diluviare adesso? Facciamo passare le macchine. Quanto tempo non tagliano l'erba qua? Fammi scendere la bici. Allora, sta cadendo lo zaino. Salvalo! Ok, non cade. Allora, siamo arrivati sul monte, sta diluviando. Ha fatto caldo fino a ieri e oggi deve diluviare perché siamo sfigati. Oggi è il 12 ragazzi e dal 4, per chi non lo sapesse, si può uscire a fare sport. Quindi io e mio fratello Picci possiamo uscire a fare sport. Madonna, un fiatone, ho fatto due metri sport, siamo troppo allenati ormai. Picci, stai zitto, ho fatto 2 metri di bici e già mi fa male le gambe e ho il fiatone. Livello di sportività in quarantena. Non veniamo qua da tantissimo tempo perché qua, se vi ricordate, facevamo soft air 2 anni fa. E tipo ragazzi, se vedete qua, guardate l'erba. Che bella lunga. Assurdo. Picci, andiamo a fare 2 passi a piedi? Fai schifo come nei video. Ma piove. So che piove Picci, però andiamo a farci il giretto sopra il monte, così troviamo un posto e vi spiego un po' il titolo di questo video. Intanto mi sto bagnando tutte le scarpe perché dopo la mini pioggia che è passata tipo è tutto bagnato. Picci, come stai? Sto già faticando. Vabbè, GG sportività nostra. Vabbè, per morire Picci mentre recco. Niente, Picci è felice perché ho trovato una sbarra perché le altre 1000 le hanno sfondate tutte. Dunque ragazzi, oggi vi volevo raccontare la situazione dell'isolamento che ho passato. Spero che si veda bene ragazzi perché è la prima volta che recco con questa GoPro. E vabbè, l'importante è che siamo distanti.
Bravissimo. Oggi volevo raccontare questo isolamento che ho passato ed è successo più o meno un mesetto fa. Sono stato chiuso in isolamento per precauzione da virus, perché sono stato a contatto con uno con il virus. È successo 4 aprile, perché il 3 aprile avevo finito di lavorare, sono andato a casa e uno dei ragazzi che lavorava vicino a me si è tagliato, giustamente. Ecco, picci, stammi lontano perché devo abbassare la mascherina, che non sto più respirando. Madonna, ragazzi, facevo una fatica assurda. Allora, stavo dicendo, il ragazzo che lavorava vicino a me si è tagliato in modo veramente molto grave. Perché sento dietro? Fai schifo, lascia quel succo. Che stai facendo? C'è il succo. Pensavo era vuoto, volevo farlo scoppiare. Riuscirò oggi a finire di parlare. Il ragazzo che lavorava vicino a me si è tagliato. È andato all'ospedale giustamente per ricucirsi, comunque per prendersi l'infortunio, eccetera. E gli hanno fatto il test per il coronavirus. In quel periodo, tra l'altro, ad aprile eravamo tutti chiusi in quarantena, quindi immaginate. Insomma, gli hanno trovato il virus. Io ci lavoro insieme, ci sto abbastanza attaccato a questo ragazzo e ci vado al lavoro insieme. Visto che lui comunque abita qua vicino, comunque a Brescia, dove abito io, per andare a lavorare andiamo a lavorare in un mattatoio a Treviso. Insomma, questo ragazzo si è fatto male, gli hanno diagnosticato il virus, gli hanno trovato il virus dopo che hanno fatto questo test e ci hanno lasciati tutti a casa per isolamento, perché hanno scoperto che questo ragazzo era un portatore sano del virus. E quindi niente, ragazzi, ci hanno lasciato in isolamento. Sono rimasto chiuso in isolamento per 2 settimane. Sì, sono rimasto tipo chiuso in camera, visto che abito comunque con mia madre. Sono dovuto stare in isolamento perché giustamente se ho il virus io non può prenderlo anche lei. Quindi secondo le leggi sono dovuto stare chiuso in camera per ben 2 settimane, 14-15 giorni. Mi hanno chiuso tra l'altro fino al 20, giusto per arrotondare. Sono rimasto per 2 settimane, ragazzi, chiuso in camera. Quindi non isolamento normale come siamo stati un po' tutti, no? Un isolamento molto più forzato, molto più incasinato. Anche perché per andare in bagno, dopo mia madre doveva andare là, disinfettare tutto, eccetera, eccetera. Insomma, un casino assurdo. Mangiavo dei piattini di plastica, quelli normali. Idem le posate, erano tutte di plastica. Insomma, era abbastanza straziante come cosa. Soprattutto perché, ragazzi, magari quando siete in isolamento comunque potete fare varie cose, stare queste 2 settimane, potete uscire nel giardino, potete andare in giro per la casa, insomma, con i parenti. Invece io no, ragazzi, ero chiuso in isolamento per ben 2 settimane da solo. Immaginate quanto era abbastanza fastidioso, ecco, era bruttissimo. Quindi per fortuna ho Netflix, ho la Play, comunque ho continuato a reccare, ho sempre streamato con voi, ho portato altri video, infatti tutti i video che avete visto sono praticamente la maggior parte in isolamento, quelli di aprile. E niente, ragazzi, mia madre mi portava da mangiare in corridoio, mi lasciava il piatto in corridoio, io mi affacciavo, prendevo il piatto da fuori la mia stanza, richiudevo la porta, e così è stato per 2 settimane, ragazzi. È stato veramente qualcosa di assurdo, visto che, ragazzi, comunque non vedevo mia madre, siccome dovevo stare chiuso nella stanza. Ragazzi, vivere per 2 settimane in una stanza quadrata, che adesso magari mi metterò le piccole clip, insomma la mia stanza non è abnorme, e vivere in quella stanza così piccola, ragazzi, è stato veramente qualcosa di... è stato brutto. Perciò, ragazzi, mi sono messo l'animo in pace, sono stato quelle 2 settimane chiuso. Per fortuna sono andato avanti a fare YouTube, per fortuna mi ha portato a perdere tempo, quindi mi sono trovato molto meglio, ecco, altrimenti penso che sarei deceduto di noia, ecco. Insomma, non è stata un'emozione tanto bella da provare. Niente, ragazzi, quindi volevo raccontare la mia storiella, questa mini storia, insomma. E adesso che dal 4 maggio si poteva uscire a far sport, ho detto, vabbè, dai, esco a reccare, insomma, così vedo un po' l'aria, visto che esco solamente per lavorare, quindi... Oggi, come vedete, stiamo facendo un po' di sport, insomma, comunque teniamo sempre le distanze di sicurezza, perché, ragazzi, bisogna sempre avere questi 2 metri di distanza di sicurezza. E niente, ragazzi, quindi spero questo video sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, e per il resto, boh, metterò altre 2-3 clipette, giusto per perdere tempo. Che stai facendo? Che dobbiamo raggiungere i 10 minuti per la monetizzazione, PC. Esatto. Comunque, ragazzi, per le persone insomma, passano dei momenti come ho passato io, insomma, in isolamento, vi consiglio di non pensarci, ragazzi. La cosa principale è non pensarci. Più ci pensate, più diventa pesante. Quindi prendetevi l'anima in pace, mettetevi delle serie TV da guardare. Io infatti ho recuperato tipo tutte le serie TV che dovevo recuperarmi in quelle 2 settimane. Oppure, se siete dei nerd come noi, riprendetevi qualche gioco comunque da finire. Come ho detto, io per fortuna ho avuto YouTube, quindi YouTube mi mangia tantissimo tempo e quelle 2 settimane sono volate. Sì, PC, dici? Ha
Per passare meglio la quarantena, ovviamente, dovete iscrivervi al nostro canale, guardare tutti i nostri video e lasciare mi piace. Così passate meglio la quarantena. Cioè, tra l'altro deve ancora uscire lo speciale dei 1000 iscritti. Siamo a 1200 iscritti passa, deve ancora uscire lo speciale dei 1000. Per dirvi, quindi, grazie virus. Praticamente nessuno se lo ricorderà, ma 2 anni fa, ragazzi, qua facevamo soft air. Picci, non vedo l'ora che... Madonna, spero di non ribaltare la bici. E niente, tipo 2 anni fa facevamo soft air qua. No! Ci vediamo tra 5 minuti. Sono riuscito a salvarmi dalla mega discesa. Con la discesa, tra l'altro, sono caduto pure tipo quando giocavamo a soft air 2 o 3 volte. In questo posto, tra l'altro, ragazzi, in pochi se lo ricorderanno perché 2 anni fa qua facevamo soft air. Madonna, non vedo l'ora che passa il virus perché voglio sta tanto fare soft air. Manca sta tanto fare soft air. Manca tanto sparare Ivan. Dai, Picci, andiamo avanti, andiamo a esplorare questo mega parchetto. Andiamo. Arriva. Oh, frena, che sono con una mano. Ok. Ne manca pure uno. GG. Sta uscendo il sole. Certo che fare mountain bike con la Graziella non è il top, però spero che i freni reggano. Vabbè, Picci. No, Picci. Oddio, ho sgommato, Picci. Raga, sto fanno schifo i freni, Graziella. Tanto, ragazzi, se volete altri video in giro sportivi con la bella Graziella, fatemi sapere, ragazzi, che alla fine uscire una volta a settimana a fare sport non è male. Fare un po' di bicicletta, tenerci in movimento, insomma. Quindi fatemi sapere, ragazzi, perché boh, ci sta. Mi sto sfondando un po' i polpacci, però ci sta. Non mi interessa, Picci, io sto frenando con la Graziella. Guarda che non frena. No, cosa? Non freno, Picci, vai. No! Oddio. No! Picci a morire! Vabbè! No, non frena! Oddio! Oh! Vabbè! Con la salita! No, vabbè, fighissimo! No! Madonna! Che cazzo ride? Hai visto che stavo andando di traverso? Ho visto! Grazie! Madonna! Ho fatto malissimo! Ho grattato tutto! Ok, ragazzi, beviamo! Facciamo cambio bici, Picci! Ho già paura! Ok, ragazzi, adesso ho settato la GoPro sulla testa. Oddio. Iniziano le scommesse su chi morirà. Oddio, da quanto tempo non guido una bici così. Andiamo, raga. No. No, non frena. Madonna. Te l'ho detto che non frena con la Graziella. Perché sgomma questa bici? Devo vedere Picci che muore. No, questa... Questa bici sgomma. Picci, non morire. Sgomma. Porca troia. Vabbè. Bellissimo. No. Picci. Madonna. Eventi adrenalinici durante il coronavirus. La scendere lì è bellissimo. No, vabbè, raga, è bellissimo, lo giuro. Hai visto quanto mi crea adrenalina. Madonna. Ho premuto i doppi freni perché ho sentito la ruota dietro che ha tirato delle sgommate. Madonna. Basta. Niente, ragazzi, eccoci, fine video, mi raccomando lasciate un bellissimo like se vi è piaciuto il video e mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Abbiamo fatto, siamo tipo da 40 minuti fuori, ci sono 25 minuti di ripresa più o meno. E niente, adesso, ragazzi, torniamo giustamente a casa. Per questa settimana direi che può bastare, anche perché domani si va a lavorare. Quindi, ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bellissimo like, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ovviamente lasciate like se volete vedere un altro vloggone con le Grazielle. Ci fai schifo. E noi, ragazzi, ci becchiamo un prossimo vlog o un altro video comunque sul canale. Un altro bike vlog. Bike vlog. Ciao, ragazzi.